a parlare di contatori, di metrologie, di nuovi contatori elettronici e la posizione della nostra azienda, che ormai da 10 anni sta sperimentando questo sistema di contatori con telelettura da distanza. Già nel 1999 abbiamo fatto una prima presentata al congresso mondiale di Nizza sulla telelettura. Poi negli anni successivi abbiamo continuato a fare sperimentazioni e abbiamo trovato comunque delle difficoltà estremamente rilevanti per quanto riguarda non tanto l'apparecchiatura contatore nuovo, che questo sappiamo benissimo che funzionerà perfettamente, ma quello che ci preoccupa è l'infrastruttura di trasmissione dei dati dal contatore fino al nostro centro dati della società, che ha poi la funzione di gestire questi dati per quelli che sono i sistemi di fatturazione e locazione, che sono i compiti istituzionali del distributore di gas. Ma è corretto che il distributore sia quello che si metta a fare una infrastruttura di telefonia sostanzialmente o di trasmissione dati in Italia? Quando i distributori siamo ormai 300, vorrebbe dire che ogni distributore deve fare un pezzo di questa infrastruttura e poi far modo che però funzioni tutta interconnessa, perché collegare si cambiano gli impianti e dove era un distributore ci può venire un altro. Allora la proposta era quella di verificare al massimo se è possibile utilizzare le infrastrutture già esistenti di trasmissione dei dati. Naturalmente questa cosa richiederebbe che ci sia da parte del sistema di telecomunicazione la possibilità di definire un servizio di telecomunicazioni specifico per un servizio pubblico, qual è quello del gas, che garantisca ovviamente una tariffa massima regolamentata, ma che anche questa tariffa non abbia delle evoluzioni strane nel tempo, ma che abbia un'evoluzione che può essere quella legata all'inflazione, eccetera, e questa certezza oggi non ce l'abbiamo.